Niente panico, ma dal 1 gennaio sarà bene informarsi sull'affidabilità della nostra banca. In caso di crisi, a pagare per salvarla dal fallimento saranno quelli che ci hanno messo i soldi. Si chiama bail-in. Chi rischia? Chi in quelle banche ha investito comprandone azioni, sottoscrivendo obbligazioni, ovvero depositando soldi per importi superiori alla fatidica soglia dei 100.000 euro. Attenzione, perché per mettere da parte un gruzzoletto per i figli o la pensione, magari abbiamo detto alla banca di investirci due soldi e loro potrebbero averci comprato azioni o obbligazioni proprie o di altre banche. Meglio controllare. Negli ultimi due anni, per la verità, Banca d'Italia ha adottato una serie di provvedimenti nei confronti di banche di svariate dimensioni. Quelli sono i primi possibili campanelli d'allarme. E per salvare la banca in crisi, prenderanno anche soldi dai conti correnti con più di 100.000 euro. Meglio avere due conti da 75.000 che uno da 150.000. Ma dove conviene tenere i risparmi? Qualcuno li sta rimettendo nel cassetto oppure sotto il materasso perché non c'è alternativa. Non è che il materasso sia proprio il posto migliore, ma stare a guardare in questo momento è consigliabile. Importante in questa fase è la liquidità, ossia avere sempre un cuscinetto di liquidità per poter intervenire sul mercato e quindi diversificare nel tempo e negli strumenti. Decidere dove investire oggi non è semplice. La borsa può portare grandi guadagni, ma anche grandi perdite. Qui c'è tutto, diciamo, in questo andamento anche soprattutto volatile, l'incertezza della Grecia e in ultimo il rallentamento dell'economia cinese. Quindi se uno ha un po' di soldi in questo momento cosa dovrebbe fare? Non arrischiarsi a mettere tutto sul piatto oggi, ma pianificare ipotizzando che i mercati possono scendere o possono anche fare nuovi massimi storici.